Buongiorno a tutti, prima tappa di Medioevo in Libreria la mattina, visita guidata a San Lorenzo Maggiore. Innanzitutto vi ringrazio per essere venuti così numerosi. Volevo dirvi alcune cose, passatemi due battute. La prima, che vi dovrei salutare con un buonasera anziché con un buongiorno, in quanto la visita di 1600 anni e passa di questa chiesa implicherebbe veramente vederla fino al tramonto. Ovviamente la mia è un'esagerazione, però rendetevi conto che qua è passata veramente la storia di Milano. È la prima volta che l'Italia medievale si affaccia alla sala del Museo Archeocivico, Museo Archeologico di Milano. Lo fa grazie anche alla disponibilità del suo direttore, la dottoressa Donatella Caporusso, a cui do subito la parola, così poi dopo ci rivisiamo le nostre cose. Grazie. Buongiorno a tutti. Vedo tante persone, alcune nuove che non conosco, e quindi mi fa veramente molto piacere che il museo abbia allargato i suoi confini anche a persone che magari fino a questo momento non conoscevano il museo archeologico, per cui vi invito magari anche nei prossimi giorni a fare un giro nel museo, e se volete potete anche lasciarci la vostra, il vostro indirizzo di posta elettronico, vi inseriremo nella nostra mailing list e vi faremo sapere tutto quello che noi facciamo e che organizziamo volta per volta. Se volete, ci sono i moduli, li potete compilare e così entrerete anche voi nella nostra mailing list. Ciò detto, sono veramente lieta di questo nuovo ciclo di conferenze che il Museo Archeologico ospita. Mi fa veramente proprio molto piacere che il museo si sia aperto anche a questa iniziativa, e lascio subito, proprio perché abbiamo i tempi un po' limitati, perché purtroppo alle 5:30 dobbiamo chiudere, lascio subito la parola all'organizzatore della manifestazione e poi al professor Mandarella per il proseguo della manifestazione. Passo alla proiezione. Quello che vi faccio vedere oggi è un breve documentario dedicato a uno dei luoghi più belli in Italia, un'abbazia cistercense, ma prima ancora benedettina, e attualmente gestita dai frati minori conventuali, in provincia di Latina, nel comune di Priverno. Si tratta dell'abbazia di Fossanova. Io vi auguro buona visione, vi ricordo che alla fine di questa proiezione ci sarà l'incontro con il professor Glauco Maria Cantarella. Buona visione a tutti e a dopo con il professor Cantarella. Grazie. Poco distante da Milano sorge Fossanova, un sito antico, probabilmente interessato sin dalla preistoria dai insediamenti abitativi, come dimostrano tracce di un impianto termale ancora visibili nel giardino prospiciente l'abbazia. È un borgo intriso di atmosfere surreali, favorite dal silenzio che impera nei luoghi e dall'austera, severa, imponente e quasi totalizzante presenza della omonima abbazia gotico-cistercense realizzata interamente in travertino.
Fossanova fu sempre al centro degli interessi della Chiesa in passato per la sua posizione strategica di dominanza nell'area del Basso Lazio. Grazie a tutti e buon ascolto. Buonasera, i cistercensi volevano riportare il monachesimo alle origini, alla purezza originaria. Bene, questo è quello che è successo nel secolo XI con la Chiesa, con le istituzioni ecclesiastiche. La purezza originaria è la purezza originaria, non è una cosa da poco, ma soprattutto i cistercensi, come tutti gli altri prima di loro e tutti gli altri dopo di loro, sapevano benissimo che, come dire, la comunità di Gerusalemme non era la stessa cosa che dell'episcopato di origine senatoria, quello tardo medievale, tardo antico, o l'episcopato fatto, composto dai membri, dagli uomini delle oligarchie guerriere di alto pieno medioevo, o né i monasteri né le comunità monastiche erano le stesse dell'epoca di San Benedetto. L'idea del ritorno alle origini, alla purezza originaria, implicava un ritorno allo studio, sì, delle radici, ma contemporaneamente, e qui c'è cosa dell'invenzione del passato, comportava una modificazione delle radici e delle origini. In realtà i ritorni, anche nel Medioevo, non ci sono mai stati, sono sempre stati i ritorni, sono sempre stati innovazioni, e ogni restaurazione è sempre stata rivoluzione, perché comunque gli uomini del Medioevo, più o meno come noi, sapevano che non si torna alle origini impunemente, ma bisogna fare i conti con i cambiamenti che ci sono stati e con ciò che con cui abbiamo a che fare e avevano a che fare. Ecco, questo vale per le istituzioni ecclesiastiche, dico, così come le conosciamo ora, pienamente vale per le istituzioni ecclesiastiche. Cercherò di contenere in 50 minuti, non prometto di riuscirci, ma ci proverò, mai tanto, quello che quando facevo lezione impiegavo 3 lezioni di 2 ore a spiegare. Tagliamo un po', diciamo, cercherò di stringere. Per parlare di loro bisogna ritornare indietro. Bisogna ritornare indietro di una quarantina d'anni, perlomeno di una quarantina d'anni rispetto a Leone IX. E sono 40 anni nei quali il principio di tutto e il centro di tutto è in Germania. Adesso stiamo a fare le battute con le autorizzazioni, si chiama davvero, guarda un po', no, i giorni nostri non c'entrano, però allora il centro e il principio di tutto sono le chiese tedesche. Io dico le chiese perché la chiesa, fino alla fine del secolo XI, una chiesa, così come noi siamo abituati a pensare con la C maiuscola, non esiste. Esistono le chiese, perché le chiese sono dai primi del cristianesimo, sono tutte poste sullo stesso piano. Le lettere di San Paolo alla chiesa di Efeso, le lettere di San Paolo alla chiesa di Tessalonica. Chiesa è la latinizzazione del greco, devo farmi molto indietro, scusate, del greco ecclesia, che significa semplicemente comunità. La chiesa è la comunità dei credenti, dei cristiani, che sono sotto la custodia e salvaguardia spirituale, non solo, dirò subito perché non solo, di un vescovo. Vescovo, episcopos, in greco episcopos, traslitterazione dunque dal greco, e episcopo significa sorvegliante, colui che guarda, colui che osserva, colui che garantisce. Il vescovo garantisce che i fedeli non siano eretici, perché secondo San Paolo le eresie sono le discussioni,
ed è bene che i fedeli cristiani discutano fra di loro, anche in termini di fede, ma discutendo che non vanno proprio fuori dal seminato, ecco, diciamo così. Ma i vescovi sono anche coloro che garantiscono le anime che si sono affidate a loro, garantendo eventualmente anche i corpi. Questo avviene, per esempio, o può avvenire durante l'età durante le varie persecuzioni contro i cristiani. Sarà anche per questo, ma non solo per questo, che la maggior parte dei vescovi, già dal primo del cristianesimo, appartengono alle famiglie senatorie. Santa Prologio era di famiglia senatoria. San Massimo di Torino non solo apparteneva a famiglia senatoria, ma era anche un filosofo. Era uno dei grandi neoplatonici. E se il cristianesimo è quello che è dal punto di vista teologico, questo si deve anche alle ibridazioni con il neoplatonismo, non dico solo di San Massimo, ma comunque San Massimo ci ha messo la sua parte. Il cristianesimo è una religione storica. Nella storia si è sviluppata e è diventata molto complicata, molto complessa. Bene, allora, dato che le comunità dei cristiani sono tutte sullo stesso livello, dato che il vescovo è il responsabile dei cristiani di fronte a chi? Di fronte a Dio. Solo di fronte a Dio. Attenzione, il Papa è soltanto il vicario di San Pietro, ma San Pietro è uno degli apostoli. Certo, quello dal punto di vista è il maggiore degli apostoli, ma maggiore non significa che sia il vero capo degli apostoli, è solo il maggiore. San Pietro e San Paolo sono i due grandissimi apostoli, ma attenzione, sono quelli eminenti sotto il punto di vista spirituale. Bene, se ogni vescovo è responsabile di fronte a Dio delle proprie anime, delle anime che gli sono state affidate, è evidente che tutti i vescovi sono sullo stesso piano, perché non può essere che un vescovo abbia maggiore responsabilità rispetto a Dio rispetto a un altro vescovo. Il vescovo di Milano e il vescovo di Priverno, diciamo, sono esattamente sullo stesso piano, hanno la stessa importanza e le loro chiese sono importanti l'una quanto l'altra. Ora, le chiese in Germania erano chiese particolarmente grandi, chiese particolarmente grandi, particolarmente importanti, e i loro vescovi erano chiese molto ricche. Basta pensare che la chiesa arcivescovile di Magonza, come quella di Colonia, aveva possedimenti, certo non, quando noi pensiamo al latifondo pensiamo al portale di Coeso, non era così. Non lo era neanche nell'Ottocento, comunque aveva possedimenti che arrivavano fino all'attuale Polonia, che attraversavano tutta la Germania, che andavano anche di là dal Reno, nell'attuale Francia. E tutto questo poteva essere governato soltanto se i vescovi avevano il sostegno delle loro famiglie, che ovviamente erano famiglie aristocratiche, ma e questo è il ma forte, fondamentale. I re in realtà sono re perché si appoggiano, navigano, fluttuano sull'appoggio delle loro aristocrazie e delle loro oligarchie. I re non sono tali per diritto divino, anche se questo è quello che gli dicono, ma tanto nessuno ci crede. Non ci prenderanno costante a Bisanzio, figurarsi in Germania o in Francia, figurarsi. I re sono tali perché l'assemblea dei grandi aristocratici ha deciso che uno di loro può essere re. Ma ovviamente, come ha deciso che uno di loro può essere re, può anche decidere che no, non è in grado di farlo, non è più capace, è brutto e lo cacciamo giù. Allora i re di solito si appoggiano, contano sull'appoggio armato, politico e finanziario della grande aristocrazia ecclesiastica. La chiesa di Colonia, quella di Magonza, le grandi chiese del Reno sono fondamentali
per il sostegno, per esempio, all'imperatore Enrico IV. Quando Enrico IV prende tutte le sue batoste e le prese tante, perché lui dal punto di vista militare non valeva niente, assolutamente niente, non c'è dubbio questo. Quando lui prendeva tutte le sue batoste con i Sassoni, il finanziamento lo riceveva dalle città della Renania, perché anche lì c'è un fenomeno comunale, di solito noi in Italia facciamo finta di non, ma insomma è una delle complicazioni del... Allora, se l'aristocrazia ecclesiastica è essenziale per il mantenimento degli equilibri sui quali galleggiano i re, sarà opportuno che all'interno che di questa aristocrazia ecclesiastica non entrino a far parte membri che appartengono a famiglie, diciamo così, nemiche del re. Ora, con la corruzione questo invece è possibile. Allora, per tutta questa serie di motivi, detto così in maniera molto grossolana, mi vergogno molto, ma insomma non saprei, dovrei andare troppo nello specifico, vi prego di chiedermi sulla parola, non so cosa dire. E considerato che dopo la morte di Ottone III nel 1002 i problemi di successione nel regno di Germania sono numerosissimi e i vari re contano, debbono, fanno affidamento soprattutto sull'appoggio dei grandi e grandissimi ecclesiastici. Beh, considerato tutto questo, il re si fa garante della riforma culturale, cioè intellettuale, cioè morale, delle chiese che lo sorreggono. Si apre tutto il resto, e tutto il resto è uno scontro non voluto di Gregorio VII con l'imperatore, un colpo con Enrico che voleva diventare imperatore, ma è lo scontro soprattutto, non è voluto, ma è lo scontro con i vescovi tedeschi, perché due legati di Roma mandati in Germania, perché c'erano problemi da risolvere, erano stati richiesti dai tedeschi, pretendono di presiedere la sinodo perché loro sono i beati del Papa. Ora i tedeschi dicono: ma davanti qua la sinodo della chiesa tedesca deve essere presieduta dall'arcivescovo di Magonza, che è il primate di Germania. Rodolfo il Glabro, parlando di una cosa simile a questo punto 40 anni prima, aveva dichiarato sacrilega l'intenzione di legati papali che, siccome erano legati papali, volevano presiedere una sinodo in Gallia, in Francia. Bene, i legati se ne vanno sbattendo la porta, vengono i rapporti con il re, arrivano a Roma e Carlo VII fa partire una serie di scomuniche, condanne e scomuniche, perché cosa avevano fatto il piano tedesco? Si era opposto e era disobbedito alla Chiesa di Roma. Dunque scomunicati, dunque eretici, Enrico IV cerca di tergiversare, ma lui ha troppo bisogno delle sue chiese per stare a galla, ed è così che è partita la lotta per le investiture. Io chiedo scusa, mi fermo perché non ne potrete più, i tempi capisco abbondantemente. Non so se era, non credo che fosse quello che probabilmente vi aspettavate di sentir raccontare, non sempre le cose vanno bene nella vita, e comunque questo è solo l'inizio. Ecco, il problema è solo questo. Questo è solo l'inizio. Tutto in più ha da venire ancora. E non si smetterà mai di reintrodurre e reinventare il passato. Questo va nel secolo XII, nel secolo XIII, pensate ai francescani. Avverrà nel secolo XVI con la Controriforma, con la Riforma e la Controriforma. Il passato è sempre lì, non muore mai, ma soprattutto non è mai lo stesso. Il passato non esiste, c'è ma non esiste. Una bella contraddizione, e noi ci siamo dentro in mezzo. Scusate tanto, grazie.